Buongiorno a tutti da Gusket, buon sabato mattina. Il video di adesso è un video, no, relativo ai famosi consumi della Fiat Tipo, perché è un po' che non ne faccio più, però ovviamente bisogna lasciar passare un po' di tempo, perché sennò non è che tutte le settimane faccio video sui consumi e poi sono sempre uguali. Il discorso, come ben si sa, le macchine come le persone si cambiano nel tempo, più chilometri fanno più vanno anche a migliorare. Vi faccio un piccolo riassunto. La macchina è un anno e due mesi che è in mio possesso, attualmente ha 14.250 km e praticamente nei primi 12.000 km più o meno, 10.000, i consumi sono sempre stati tra i 12 qualcosa e i 13 scarsi al massimo, quindi diciamo un consumo non molto positivo, cioè, per carità, accettabile, ma da quello che pensavo doveva consumare un po' meno effettivamente, perché è un motore abbastanza moderno, un motore, comunque la macchina nonostante le dimensioni è più leggera con SUV, è più aerodinamica, eccetera eccetera, quindi dovrebbe avere dei consumi inferiori. E poi ha 20 cavalli in meno, che diciamo poi non incidono più di tanto, perché la coppia rispetto già al multi-air è leggermente più bassa, ma essendo la macchina un po' più leggera si compensa la cosa, e quindi io calcolavo un consumo simile al multi-air o poco più basso, ecco. Infatti io con la precedente 500X, che aveva 140 cavalli, con multi-air stavo tra i 13,5 e i 14, comunque diciamo che era più vicino ai 13,5, però nell'uso quotidiano, senza particolari patemi, i 13,5 li facevo sempre. Invece con questa effettivamente i primi 10-12 mila chilometri il consumo è stato peggiore di almeno un chilometro e mezzo a litro. Quindi si parla dai 12,5 ai 13, c'era un chilometro di differenza. Che non è pochissimo, non è tantissimo, ma comunque si sente. Col video di oggi invece voglio fare un piccolo aggiornamento. È un aggiornamento in positivo, perché la macchina circa un mese e mezzo fa, due mesi fa, ha avuto il primo tagliando, ovvero cambio olio, filtri, controlli vari, come si deve fare il primo anno di garanzia per mantenere la garanzia. E io, rispetto alle, come si dice, alle scadenze tecniche della casa che vuole il cambio a 20.000 km, l'ho fatto fare intorno ai 12.000, anche perché secondo me con l'olio di prima produzione, cioè di quello che ti mette la casa quando ti vende la macchina, secondo me è sempre bene mai non rischiare, anche se loro tirano 20.000 km. Poi probabilmente adesso con questo cambio qui si potrebbe arrivare alla soglia dei 20.000, perché è un olio nuovo e tutto, la macchina diciamo si è rodata perché c'è già 14.000 km. E diciamo che se c'erano dei problemi meccanici e degli assestamenti meccanici, li ha già fatti la macchina, il motore l'ha già fatto. Anche se poi per mia esperienza, ad esempio su 500X in 60.000 km, poi il consumo è rimasto sempre uguale, si è assestato intorno ai 13,5, è rimasto 13,5, quando l'ho venduta il consumo era 13,5, non è che cambiava più di tanto, poi probabilmente se l'avessi tenuto ancora un po', magari poteva anche andare a migliorare, ma non credo. Quindi anche quello vuol dire, nel senso che i motori moderni ormai hanno tolleranze talmente fini, talmente precise, che già un motore nuovo, a parte i primi 2-3.000 km di utilizzo tranquillo, perché appunto è nuovo, non sono più come i motori di una volta, che ci voleva il rodaggio, i primi 5.000 km, poi i primi 10.000, e rispettare i giri del motore, eccetera. Insomma, lo usi in maniera normale, boh. Ovviamente quando è nuovo, appunto come ho detto, i primi 2-3.000 km, non è che ci devi fare subito 0-100 oppure
tirare tutte le marce fino al limitatore, non avrebbe neanche senso, la macchina è nuova. Però anche se uno ipotesi lo facesse, non rovina nulla in pratica, a meno che salvo casi proprio di sfortuna proprio eccelsa, questo motore proprio è difettoso, come dire, si distrugge, no? Ma con i motori moderni è molto molto raro. Tornando alla cosa della tipo, ho fatto 3 o 4 pieni e mezzi pieni da quando ho fatto tagliando, e ho notato che gradatamente il consumo andava migliorando, appunto perché facendo tagliando con l'olio nuovo, filtro nuovo e tutto, effettivamente il motore gira meglio, poche balle, gira meglio, l'olio nuovo lubrifica meglio e tutto il sistema gira meglio. E ho lasciato un mese di prova così, adesso ho fatto un pieno l'altra settimana, da pieno, no? E mi aveva fatto una media di 13,45, mai fatto una media alta così. Ben inteso che faccio sempre le stesse strade. Io normalmente, salvo casi eccezionali, vado a lavorare e faccio sempre la stessa strada. E quando giro per altre cose, più o meno giro sempre in zona, autostrada non ne faccio mai, faccio tutte strade urbane, extraurbane, veloci e con poco traffico. Un po' di città, paesi, quelle cose lì, ma niente di particolare. Velocità medie, massime, intorno, proprio esagerando, 100 l'ora più o meno, e diciamo che nella normalità sto tra i 70 e i 90 all'ora, ecco. Cioè, un uso tranquillo dell'auto, via, senza nessuna velletta sportiva e nessuna pretesa di avere una Formula 1 in mano, ecco. Adesso ho fatto l'ultimo pieno, anzi mezzo pieno, perché l'ho fatto praticamente per l'ultimo pieno ho fatto 13,45. Adesso stamattina ho guardato il chilometraggio, avevo già percorso 266,6 km. Eccolo qua. E praticamente ho fatto il pieno, ci ho messo 20,36 litri, ma ha fatto una media di 13,06, anzi addirittura 13,09, leggermente più alta. Sono io qua che ho sbagliato a scrivere, ho scritto, ho messo un 6 invece un 9. E questa volta qua posso precisare che la media è leggermente più scarsa, perché ho fatto molta città. Ho fatto una settimana di percorsi brevi, tipo 10 km, 100 spegni, e ho fatto solo una volta un percorso lungo, che diciamo oltre 20 km. E quindi praticamente la media si abbassa, logicamente, perché se fai percorsi brevi, accendi e spegni, accendi il mattino, 10 km, spegni la macchina, non ha tempo a scaldare, andare in temperatura praticamente, no? Quindi il consumo è un po' più alto. Però è già molto meglio che i famosi 12, 12,10, 12,20 che facevo prima. Cioè, prima su un percorso di 200, come ho fatto adesso, stavo tra i 12 e i 12,3, 12,2, sotto il 12,5. Adesso sono arrivato a 13, ho superato i 13. Voi direte, è un chilometro. È un chilometro, tanto comunque si nota già. Oltretutto sempre aria condizionata, insomma non ho cambiato stile di vita. Oltretutto ho le gomme estive, però quelle con cerchi da 18. Quest'inverno avevo le gomme invernali con cerchi da 17, da 16. Però più o meno pesando le gomme, famoso, perché come si sente in rete, no? Ha le gomme grandi, consuma di più la macchina. Ma sì. Potrebbe essere, se tu prendi una 500 che aveva le gomme da 10, no? E gli metti le gomme da 18, per assurdo, no? Ovviamente questa macchina, con queste gommoni gigantesche, per la macchina consumerà di più, perché sono più pesanti, ma molto più pesanti che le gomme originali. Però, se andate a vedere un video vecchio sulla 500X, e poi se volete lo faccio anche per una volta, lo voglio fare, sulla tipo, ho pesato le gomme da 16, le gomme da 18 che aveva,
sia invernali che estive. La differenza di peso è ridicola, tipo 300-400 grammi di gomma, col cerchio compreso. Quindi non è che la gomma da 16 o la gomma e cerchio da 16 d'acciaio pesa tanto di più o tanto di meno rispetto al cerchio in lega da 18, più o meno sono lì. Poi calcolando che la dimensione delle gomme, una è 205 e l'altra è 215 o 225, c'è praticamente pochi centimetri di larghezza come superficie d'appoggio. Quindi alla fine io ho notato che tra le gomme invernali col cerchio da 16 e le gomme estive col cerchio da 18 e gomme più larghe, il consumo è quasi impercettibile. Probabilmente magari su 1000 km che fai farai andare un litro di benzina in più, ma è una cosa talmente piccola che praticamente come dicessi ho fatto i 13,09, no? E con le gomme invernali facevo i 13,011, ma sei sempre lì, cioè non è una differenza. È ovvio che se uno fa i 13 e uno fa i 12 cosa cambia, ma anche questo, la cosa delle gomme larghe, è tutto relativo. Anche perché comunque il cerchio è più grande, magari la macchina in accelerazione subito fa un po' di fatica perché fa muovere il cerchio, però poi una volta che poi la macchina è in movimento col cerchio grande, in teoria il momento di forza aiuta il rotolamento, no? Perché avendo gomma più larga, diametro maggiore della gomma, che poi non è vero perché la gomma esterna il diametro è sempre lo stesso perché deve stare nel passaruota, però è una questione di pesi e di equilibrio. I pesi sono talmente piccoli, no? Che le masse non sospese sono le gomme, e se tu hai un cerchio gomma leggera, in teoria la macchina offre meno resistenza e ottieni un'accelerazione migliore e prestazioni migliori in movimento, perché il motore deve fare meno sforzo per far girare le ruote, perché non sono più leggere. Però se prendiamo le gomme da 18 e le pesiamo con le gomme da 16, sempre in lega, vedremo che il peso c'è pochi grammi di differenza a favore delle gomme da 16, sono più leggere. Sì, in teoria con quel poco peso lì c'è tipo un chilo su tutte e quattro gomme, vuol dire che te in 1000 km guadagnerai un bicchiere di benzina, ma alla fine è difficile da calcolare così. Sì, lo puoi calcolare, ma è ininfluente, non c'è tanta differenza. Ecco, ho voluto fare anche questa piccola precisazione, che tanti dicono, con le gomme grosse la macchina consuma di più. Ma sì, consuma di più. Consuma un pelino di più, forse. Io non l'ho ancora notato, sinceramente. Perché facendo tutte le volte pieno o mezzo pieno con i litri, i chilometri, è difficile che sbagli, puoi sbagliare di poco punto, qualche decimale, ma però se ci fosse tanta differenza da un tipo di gomma dall'altra, salta fuori la differenza, perché l'errore c'è sempre, ma se la differenza è grossa, la vedi. E concludiamo dicendo che questo tipo effettivamente dopo un anno mi dà soddisfazione, cioè come macchina confermo e ribadisco che è stato un buon acquisto e niente da dire. Se devo consigliarla a qualcuno, la consiglio a chi chiude senza problemi. Poi uno può sceglierla più accessoriata, meno accessoriata, può sceglierla di qualunque colore, station wagon, può sceglierla tre volumi, la due volumi come io, hatchback, chi se ne frega, la forma. Però nel complesso la macchina non cambia, cioè non è che uno compra la station o la tre volumi è tanto diversa dall'altra. C'è una forma diversa, può piacere meno, può piacere di più, può essere più pratica, meno pratica, ma in proporzione è sempre una buona macchina. Come finiture va bene, niente da dire, problemi particolari, a parte i video vecchi che ho fatto vedere qualche inizia, ma calcolando per una macchina, diciamo, di stampo economico, perché non la puoi confrontare con un BMW o con una Golf che di base costa 25.000 euro di base, cioè
calcoliamo che questa qui è uno dei modelli più belli che fanno, del tipo sport. E di listino costa 25.000 euro più o meno, come l'ho presa io. E se la confrontiamo con un'altra media, tipo una Golf, tipo un Audi, tipo che ne so, una BMW, vediamo che la BMW base parte da 25.000 euro, non che costa 25.000 euro, quindi un BMW accessoriato arrivi anche a 40.000 euro. Per cui quelli che dicono ma le Golf, ma le Audi, ma le BMW sono meglio, ma grazie, di base costano come la mia, che è la più bella. Mi sembra giusto che se la paghi 35-40.000 euro sarà fatta meglio, no? Se no da qualche parte, cioè, no, come ho sempre detto, chi è il ladro? Sono loro che te le vendono, siamo noi che siamo stupidi a pagare 40.000 euro? Non credo proprio. Poi che ogni casa abbia i suoi limiti e i suoi margini di guadagno in base ai prodotti che fa, ci sta. Qualunque casa non è una onlus, è un ente che comunque vende per guadagnare, no? Cioè, se no loro non chiudono pure, non vendono più macchine, ci mette a posto, nessuno ti regala niente, però possono comunque, in base al tipo di auto, tipo di produzione, avere dei margini tali che, insomma, l'utente può essere anche accontentato. E basta, così. Per il resto, buon sabato a tutti e alla prossima. Ciao.